Grazie molto a Giorgio Tronca del Grande Nord. Buonasera Tronca. Buonasera. Giorgio Tronca, da dove ripartiamo? Dalle banche, dall'autonomia, dai migranti? Buonasera direttore. Buonasera. Allora, questa sera, come ho sempre fatto in quello che sono in questo studio, voglio parlare in lingua veneta e ritengo opportuno continuare a parlare in lingua veneta e non capisco perché gli altri non parlano in lingua veneta. Comunque ognuno fa quello che vuole, no? Mi voglio approfittare di questa mia opportunità, di questa mia, la fortuna di essere qua, per invitare tutti ad andare a firmare per il riconoscimento della lingua veneta. Allora, che saremmi che sono da ieri, perché? Perché nel mio comune tutti i comuni veneti si può andare a firmare. Nel mio comune solitamente si va all'ufficio anagrafe, che è aperto di sabato mattina, mi lavoro durante la settimana come gran parte dei veneti. E sono dai mi chiedo di andare, che si poteva fare questa roba solo in segreteria, e ora ho aspettato oggi, sono da fuori prima e sono in segreteria a firmare. Invito tutti indipendentemente dalle parti politiche, perché penso che sia un diritto per tutti, che tutti ha da riconoscere, no? Siamo tutti veneti, i nostri nonni i parlavano in veneto, se 3.000 anni che siamo qua, ben prima degli italiani, dunque non vedo perché neanche, che tra l'altro ritorniamo a parlare del residuo fiscale, cioè contribuiamo a una nazione, perché non vuole avere il diritto che sia riconosciuta in questa nazione della quale facciamo parte, si riconosciuta la nostra lingua. La nostra lingua dà da essere riconosciuta, dunque vi invito tutti di andare a alzare il culo dalla carega, di andare in comune e firmare. Non si fa niente, non è una roba politica, è solo una roba culturale. Tra l'altro c'è stato un convegno, mi pare da Zignano, sulla lingua veneta, inaugurato dal presidente Ciambetta. Esatto, presidente, vabbè, c'è stato un convegno, ma di più importante abbiamo l'Accademia, l'Accademia della Buona Creanza di Alessandro Morcellino. Esattamente, la quale porta avanti con molto energia. Sono andata anch'io al convegno. Con molta energia. C'è in comune. Con molta energia porta avanti il discorso e questo mi fa molto piacere. Mi piace vedere che tutti quanti rappresentano tutti quanti i vari partiti, movimenti, quelli che sono dal PD, 5 Stelle, Lega, Forza Italia, e mi dico, ma cioè vedo che gente si ricandida, gente ritorna, si parla mai adesso del 5 Stelle, si parla mai del 2, si ricomincia, ma non si viene stufi di continuare a fare questo giochetto, cioè se sta sbagliando tutto finora, se sbaglia tutto, bisogna cambiare assolutamente. Se parla di truffati, mi seguono a toccare tutti i punti di direttore, galleria a parlare, se parla di truffati, sono da Vicenza, popolare di Vicenza, no? Se parla di truffati con insistenza, di truffati qua e là, non lavoro con nessuno, mi lavoro solo con i truffatori, perché non devo cercare effettivamente chi sta i truffatori? Che i truffatori non è solo la singola persona che viene, ma che ne sia una serie di persone che coinvolge anche la politica, che perlomeno non ha salvaguardato sta roba. Niente, non cerca di schei, che dopo come si fa a distribuire qualcosa quando di quegli investimenti che si sta fatti in questa banca, qualche dunque che ha guadagnato, e ora come facciamo a stabilire chi che veramente che ha magnasora e chi investe, cioè non è una roba semplice. Mi concederei forze, c'è pare coloro che ha sfruttato, truffa, scusami. Immigrazione qua che è un capitolo grandissimo da vedere. Brevemente, brevissimo, brevissimo. Poi riprendiamo, poi immigrazione, facciamo altri giri. Porto sicuro, si viene dal bosco, che porto sicuro io. Cioè, quella è un'immigrazione di cui si parla molto meno, no? Si parla molto meno, però c'è, è una esiste, rotta, e diamo la prova che esiste, no? Adesso in Libia c'è la guerra. In Libia c'è la guerra, sì. Bene, Tripoli già era un porto da qualcuno,
definire un porto sicuro non è mica tanto sicuro adesso. Cioè, se questi scappa e viene qua, non c'è più gente che va in giro, la gente che va via dalla guerra, potrebbe realmente trovarsi invasi da persone che scappano dalla guerra e non potrebbe dire niente. Beh, mi sento poche dichiarazioni in merito, cioè sento poca gente che dice che la propria... Adesso si sa il problema, ma nessuno ha trovato la soluzione. Continuiamo così, continuiamo a... Allora, di questo tema... Veneto, insomma, dove c'è malavita, corruzione, c'è la camorra, l'andrangheta, purtroppo parliamo anche di questa faccia della medaglia, no? Il Veneto virtuoso, le grandi eccellenze, esatto. Poi però ci sono infiltrazioni di ogni giusto. Tipo, no? Giustissimo. Ora, il caso Moso è un altro caso famoso nella nostra terra, in Veneto, uno di quei casi dove si va sempre a cercare le colpe di qualche dunque che non si trova mai, o magari si trova e dopo si dice non lo scopre. Di qua i colpevoli non è solo uno o l'altro, i colpevoli è tutto il sistema politico, è tutto il sistema che si deriva colpevole, perché non si può mica assare che venga a portare avanti queste opere con tutti questi problemi che c'è sotto. Mi collego al fatto del reddito di cittadinanza, sì. Che, visto che sono qua, no? Grande Nord, che rappresento qua, chiaramente è contrario al reddito di cittadinanza. O meglio, non so che abbiamo con cui ha problemi all'interno della società, noi vogliamo che si controlla i schei che devono fuori. Giustamente, già sta prima evidenzia il fatto che per i veneti che si resteria poco di questo reddito di cittadinanza. Ricordo che il Veneto insieme alla Lombardia, insieme all'Emilia, sono le regioni del nord che le assa al resto della nazione, diciamo, un residuo fiscale enorme, parliamo di centinaia di miliardi, più di 100 miliardi l'anno del residuo fiscale. E ora mi domando. Vorrei che ti fai una domanda. Al suo la lingua veneta voglio domandare se questi indipendentisti si sono decisi nella lista unica andare alle prossime elezioni. Allora, mi piacerebbe prima finire il discorso, prego. Allora, perché volevo completarlo con una fase legata al residuo fiscale. Però resta il fatto che gli altri devono mucho di scape per il resto, no? E ora, prima ho visto un sms che mi ha fatto venire freddo e parlava di 10 euro che paga ogni cittadino veneto per il servizio sanitario quando gli domanda un ticket. Allora, questi 10 euro non li paga mia solo quello che è scherzo, li paga tutti indistintamente. E ora mi domando, ma questi 10 euro vengono pagati solo in Veneto, vengono pagati in qualche altra regione o vengono pagati in tutta la nazione? Beh, questa vorrei che vedessi la risposta di altri, avevi mille modi per capire da chi che paga questi 10 euro. Cioè, non stai a credere che tutti quanti paghi questi schei, punto. Per quanto riguarda l'unione di tutti quanti i movimenti indipendentisti, sì. È quello che stiamo cercando di fare. Grande Nord sta stilando un programma, sta completando, ormai l'ha fatto, e stiamo cercando di raggruppare tutti quanti questi movimenti autonomi indipendentisti. Gli altri non guardiamo mia il colore destra, sinistra, bianco, non me ne frega niente. Gli altri puntiamo sul bene dei nostri fiori, dei nostri vicini perlomeno. Cioè, nati che da fare qualcosa per permettere ai nostri fiori di vivere su una terra bella come che la trova, certo. Come che non trova gli altri. Giustissimo.